Il progetto ARC, acronimo di Assistenza, Ricerca e Cura per l'Anziano, propone un modello organizzativo orientato all'integrazione delle cure e delle conoscenze al fine di raggiungere una continuità di assistenza sociosanitaria per l'anziano fragile. Ad un anno dall'esperienza pilota realizzata all'ospedale di San Bonifacio e nel distretto numero 4, sono stati illustrati i risultati del lavoro compiuto e gli sviluppi futuri in un convegno al Fracastoro e una conferenza presso la sede dell'ULS 20. Grandi risultati di integrazione che erano quelli che ci eravamo posti, quindi territorio che entra in ospedale, ospedale che esce sul territorio, e per territorio non intendo solo i distretti, quindi strutture strettamente di competenza dell'ULS, ma le strutture residenziali, le case di riposo che hanno aperto le porte e hanno consentito che l'anziano si sentisse realmente a casa. Grandi obiettivi quelli che abbiamo raggiunto con il geriatra che entra nelle case di riposo, e quindi il paziente anziano viene ricoverato solo quando è strettamente necessario. Lei nel suo intervento ha detto: prendo atto con soddisfazione dopo un anno di come sta procedendo questo progetto. Sì, perché era una sfida difficile mettere a rete, partendo come è stato fatto dal distretto numero 4, mettere a rete l'ospedale e quindi i reparti più sensibili, che sono ovviamente le medicine, la geriatria, il pronto soccorso, dico più sensibili rispetto alle problematiche che più frequentemente hanno gli anziani, con il territorio, con i medici di base, con i servizi sociali, con le strutture sociosanitarie, anche quelle sparse sul territorio, e far sì che la persona anziana abbia un unico punto di riferimento e ottenga delle risposte unitarie, credo sia stata una bella sfida, non facile, e quindi che ci siano dei risultati positivi e c'è soddisfazione, perché appunto non era tutt'altro che scontato e semplice. La sfida diventa ancora più ardua perché si passa ora dall'est veronese a Verona. Sì, a Verona si è già cominciato a lavorare, adesso deve entrare nella partita l'azienda ospedaliera col dottor Caffi, in maniera tale che un sistema più complesso che quello della città, sia perché ha un sistema sanitario più articolato, fra il migliore d'Europa, ma sicuramente più complesso, sia perché il numero della popolazione, il numero ancora più elevato di popolazione anziana, però visto che si è già riusciti in un'altra parte del territorio a farlo bene, quando parti da qualcosa che hai già sperimentato è anche più facile poi riuscire ad andare a obiettivo. Questo progetto per gli anziani potrà essere esportato da Verona? Questo progetto per gli anziani è un progetto che parte dall'USL 20, che fa onore al territorio veronese, l'USL veronese, e che sicuramente sarà esportato a livello veneto, in considerazione del fatto che all'interno del piano sociosanitario è riprodotto pari pari quello che è il progetto ARCA, cioè seguire il paziente fragile attraverso un coordinamento fra volontariato, ente locale e tutti quanti i servizi collegati con la sanità, medici, medicina generale e via, per dare un servizio più efficace, più efficiente, ma soprattutto per evitare di perdere tempo e dare delle cure immediate ai nostri anziani. E semplificare loro la vita. Assolutamente sì, questo è il principio guida della sanità veneta.